Quindi ciao Silvia, ben Ok. Ciao, ben trovato. trovata a te. Quindi Grazie. stiamo parlando dello sfondo, c'è un trofeo. Poi In partiamo subito realtà è da uno quello. sfondo bianco con una coppa. Vinta quando? Ed è questa coppa l'ho presa a 11 anni. Avevo 11 Questo è anni, ho fatto questa per competizione. quale situazione? Ma si trattava di un festival che si chiamava Voce dei Piccoli, perché a 11 anni quello potevo fare. Cantai una canzone di Madonna perché volevo differenziarmi dalla massa, perché tutti cantavano le canzoni italiane, ed era difficilissimo cantare in inglese perché non è come adesso che ci sono tutte le lyrics con i testi e quindi fai velocemente, imparare Certo. velocemente. Lì dovevi proprio inventarti le parole. Infatti, ogni volta che apro i miei spettacoli e canto questa canzone raccontando questo pezzo di storia, della mia storia e di quella della grande Madonna, quando esce fuori l'inizio del testo, che è Life is a Mystery, la canzone fa Life is a Mystery, non c'erano i testi, no? Quindi te li inventavi, specialmente io che studiavo francese a scuola. E allora dissi, anziché Life is a Mystery, ho detto Life is a Mystony. Quindi proprio già da lì, Bellissimo. ma infatti c'erano in vacanza degli australiani che quando scesi dal palco mi dissero It's not Mistony, Mistony, capito? Beh, Vabbè, ormai è sono andato, dei quindi piccoli no. aneddoti che ti viene anche da sorridere perché avevo l'età di mia figlia più piccola, quindi anche mi fa tenerezza questa cosa e Quindi così. passione del Come canto, sin da stai? piccola. Com'è la tua Tutto estate? bene. Caldissima? Sì, ovviamente ho il Ecco, ventilatore qui accanto perché fa caldissimo qui in Puglia, forza, 43 di gradi, default. 42. Anche in Sicilia, io sono in Sicilia, nella mia terra, e Fa caldissimo. praticamente viviamo attaccati come delle scimmie ai condizionatori. Sì, non si può altrimenti, non si può altrimenti. Comunque è un grande piacere averti qui e conoscere questo ultimo Grazie. brano, I sogni nelle tasche. Quindi in un periodo Esatto. storico dove comunque c'è molto malumore e anche forse poca ispirazione, Molto. quindi è uscito questo brano, molto bello. Ce lo racconti quando l'hai scritto, di che cosa parla? Beh, intanto è una canzone figlia di un momento storico tostissimo per la creatività, tostissimo per qualunque essere umano, no? Quindi, ma forse questo fatto di metterci tutti dentro un grande malcomune mezzo gaudio mi ha dato la spinta, il coraggio di proporre qualcosa che evocasse la ricerca del sogno, la ricerca di quanto sia la consapevolezza di quanto sia importante continuare a farlo, soprattutto questo sogno, a tenerlo sempre vivo, perché la dura realtà ce lo spegne il sogno e noi non siamo più dei bambini, no? Ma già da quando hai 15-16 anni cominci a prendere atto, a essere consapevole che il sogno si allontana sempre di più per lasciare posto alle cose reali. Allora mi piaceva, insieme a questo gruppo autorale, composto anche da Marco Masini, Marco Rettani, Barbara Montecucco e Valerio Carboni, ci piaceva, ricordare a chi ascolta musica che la musica è soprattutto principalmente diciamo uno sguardo sulla una nostra parte più nascosta, più sognante, più desiderosa di costruire futuro. E il futuro non lo possiamo costruire solo sui sogni, chiaramente, perché dobbiamo essere concreti, però se noi non immaginiamo di costruirlo un ponte, non ce lo sogniamo quel ponte, non lo È costruiamo vero, mai. Quindi è è vero. importante partire dal desiderio barra sogno. Beh, ci sta anche perché diciamo sono un po' stupidi queste canzoni un po' reggaeton, un po' troppo estive, ci vuole un po' una canzone appunto adatta al Guarda, periodo, quindi io sperare. penso che ci può stare tutto. Io, diciamo, poi sono una persona che anche da radiofonica, da conduttrice radiofonica, ho uno sguardo aperto su tutta la musica, ma l'avrei comunque avuto perché chi fa musica non si arroga mai il diritto di dire la mia musica è, No, l'altra certo. è, no? Io credo che ci siano dei distinguo, nel senso degli stili, no? Perché chiaramente c'è la musica africana, la musica contemporanea, la musica classica, la musica partenopea, la musica siciliana, il folk, il reggaeton. Ma questo perché parliamo di vari gusti, perché dobbiamo fare dei Sì, distinguo beh, sui certo, gusti. sì. Come dire, c'è la poesia e la prosa, ok? Eh Ma la sì. poesia non è meglio della prosa e viceversa, Eh no? certo, eh Dipende sì. da chi fruisce. Per me, ci sta tutto in una classifica.
ci sta il cantautorato, ci sta il reggaeton, ci sta la canzonetta leggera, ma perché l'animo umano è fatto di tante sfaccettature. Non potremmo solo ascoltare Guccini, come non potremmo solo ascoltare le canzoni leggere, i tormentoni leggeri estivi. Ci vuole tutto. Sì, perché a seconda dello stato d'animo è giusto avere ampia scelta, quindi non avere solo un Assolutamente, certo la stile. vita nell'armadio ci sono più vestiti, no? Perché un giorno se vai a lavorare ti metti la cravatta, no? Se lavori in banca, per dire, no? Dico per dire, se vai e hai il banchetto di frutta ti metti la maglietta comoda a maniche corte. Dipende sempre da quello che è il momento della vita, della giornata. La musica, per fortuna, è una delle cose, come l'arte, tutta l'arte, degli elementi più democratici che abbiamo. E su questo io, guarda, non accetto da nessuno. Vero. Proprio su questa sono granitica, non accetto che qualcuno voglia imporre per forza un meglio o un peggio. Il No, meglio è quello che no. sceglie la gente, cioè io sono pubblico, io mi Certo. scelgo quello che voglio e È per me vero, la è vero. musica trap è la migliore, ma è la mia musica, la mia playlist e meglio di quella non ce n'è. Nessuno venga a Beh, è toccare la vero. tua playlist, tu non tocchi la mia e siamo tutti felici o magari ce le scambiamo, quindi io Certo, sono sempre in un'ottica anche molto perché poi democratica. le playlist ovviamente non seguono mai un solo genere, sono sempre miste, quindi Miste, sì, ma poi voglio dire, è una cosa molto old style dire le canzonette e la musica colta e la musica, non esiste più questa cosa, non deve esistere. I nostri ragazzi, noi o chi per noi, dobbiamo ascoltare tutta la musica. Io quando faccio vero. sentire a mia figlia Battisti, si rende conto che è una canzone che poi per 2 giorni lei la canta, però quando le metto la sua, il suo genere, lei nella sua acqua, quindi è bello Ok, l'uno e bello l'altro. Ed è certo, è importante che lo giusto. diciamo al pubblico. È giusto anche e soprattutto imparare la storia della musica, quindi comunque è nata sempre da lì, quindi è giusto Ecco, per ascoltare. esatto, questa è ancora un'altra cosa bella, molto bella. La storia della musica è anche perché da lì capiamo perché abbiamo delle influenze estere, È esterofile. vero. Da lì capiamo perché la musica africana è ovunque, abbiamo delle Certo. commissioni arabe, io poi sono siciliana, quindi in tutto quello che scrivo c'è sempre un po' di stile arabeggiante, c'è sempre un po' di stile, voglio dire, greco, cioè, i suoni si mischiano perché poi le nostre radici storiche, culturali sono Sì, quelle, no? certo, e quindi appunto il genere musicale di questo brano, appunto, che abbiamo descritto. Sì, io trovo che sia una canzone prima di tutto coraggiosa rispetto al momento, perché storicamente nessuno o pochi vero. pubblicano in questa fase, ma proprio per un momento storico. Poi è una canzone, secondo me, cantautorale, cioè una canzone che ha un testo, non è una canzone dal primo ascolto, è una canzone che va sentita, è un po' una poesia scritta a 10 mani e ci sono Anche perché più sono curioso, cuori, come è più nata la anime. collaborazione con questi scrittori? Sai, è nata intanto, come dire, in questo piccolo grande villaggio che è il villaggio musicale, ci si conosce tutti. Marco Masini lo conosco da prima di me, perché Marco Masini è Marco Masini da sempre, da tantissimo tempo, e soprattutto, oltre che un grande musicista, un autore. Pregiato e quindi ci siamo messi a un tavolo virtuale perché in pandemia non poteva che essere virtuale Smart e working. abbiamo scoperto, esatto, abbiamo scoperto la bellezza di scrivere solo col pensiero e di condividere a prodotto fatto, cioè quando le righe musicali erano già piene di significati e ci siamo scoperti tutti più vicini di quanto pensassimo perché questo famoso malcomune mezzo gaudio accomuna gli animi in un modo inaspettato. Sai, quando ci sono delle catastrofi naturali che riguardano solo un territorio, una popolazione, tutti ci mettiamo intorno a quelle persone, ma non ce l'abbiamo addosso. Questa cosa che ci riguarda, che è una pandemia, che è una grande catastrofe, ci ha toccato tutti. Quindi ci ha reso tutti, ricchi, poveri, belli, brutti, i nani, gli alti, siamo tutti uguali. Ok, e Tutti uguali, questa sì. è la famosa livella di Totò, dove torniamo tutti ad essere, abbiamo tutti le stesse paure, perché poi può essere ricco, può essere povero, ma siamo fatti di emozioni. E Certo. questo è molto bello, questo è molto bello perché nella cosa molto, molto, molto brutta ci siamo tutti riscoperti esseri umani. E quindi io faccio soltanto un modesto invito a osservare questa cosa di essere tornati tutti più umani. Vero. Quindi, tornando al tuo brano, esiste anche un videoclip.
Quindi, Sì. com'è nato questo videoclip? Quando l'hai registrato? Diciamo che quando ci siamo posti l'idea di pubblicare questa canzone era necessario anche legarla a delle immagini, perché poi l'ascoltatore si fa le sue immagini, però tu gli devi un po' dare quello che ci hai visto con questa canzone. Io ci ho visto una cosa molto rara per i nostri tempi, che è la gentilezza, quindi le cose non urlate. Ed è la linearità, la pulizia, quasi un qualcosa di scarno, no? Dove non si eccede con gli effetti speciali, dove non vince la finzione e la maschera, ma vince il viso aperto, il viso scoperto, nudo. Perché poi, sai, Anche hai un po' di voglia di purezza. fare correzioni. Sì, noi Sì, siamo sì, sì. pieni di photoshoppature, non ci facciamo più le foto senza gli occhiali, o se ce le facciamo senza gli occhiali siamo corretti. Nessuno di noi ormai guarda l'altro a viso aperto. Ecco, io ho voluto fare un video a viso aperto. Anzi, ho proprio detto al regista, che ringrazio perché ha fatto un grande lavoro col suo staff, di lasciare tutto, anche le cosine, le macchiette, le rughette, i segnetti, perché. Non solo per quello che dice la grande Anna Magnani, che una ruga è la storia del viso di una persona, ma un viso liscio o un qualcosa di troppo costruito ci può stare se è una scelta stilistica, ma se è la tua cifra sempre, è un po' un modo di nascondersi. Io È non mi vero, voglio è vero. nascondere, io ho i miei 43 anni, vivo la mia vita, scrivo le mie canzoni, ho per fortuna i miei segni, ma quei segni sono la mia vita, sono il mio percorso. Bellissimo, Quindi, bellissimo, se non meno avessi quei male, segni, non meno sarei nulla, non avrei male. riempito di niente questa vita. Eh beh, Sarei stata a certo. casa, non avrei riempito di niente il mio, anche il bello, il brutto, il pianto, il riso che fa parte della vita, che ti regala ogni giorno una ruga in più. Ma Pensa, morire giovani e avere il viso liscio. No, io voglio morire vecchia e col viso rugoso. bene, 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 ottima prospettiva, va bene, ok. Quindi, anche un po' per concludere l'intervista, ti ho anticipato il domandone dei live. Allora, mi hai anticipato che comunque avrei un incontro con Emiliano per un appuntamento importante, però non sarà un Sì, ci live. sarà la presentazione di un libro, ma non sarà un live, io sarò lì a fare uno storytelling con anche altre personalità politiche, diciamo, di trasversalità. Però ti vogliamo live. Però live, sarò live il 19 agosto, il 20 agosto, il 4 settembre, il 3 settembre, il 5 settembre. Sono un po' tutte fatte a grappolo perché è una tournée chiaramente anomala, programmata veramente sull'ultimo secondo, perché quando ci hanno detto con una certa modalità si possono fare delle date e quindi stare a contatto di nuovo col pubblico e di nuovo staccare le chitarre sul palco. No, io non lo faccio, però diciamo che la voglia di suonare è tanta adesso, a parte le battute, e quindi sicuramente pubblicherò puntualmente le varie date. Comunque saremmo veramente felici di poter rimbracciare chitarre, pianoforti, fly case e sudare davanti al nostro Non pubblico. vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Suppongo sarà un live acustico o ci sarà una band che ti seguirà. No, Mist, ci sono un po' tutti, ci sono varie occasioni dove sarò live, alcuni premi o situazioni complete con tutta la mia band, quindi uno spettacolo di un'ora e mezza complesso, dove regalerò soltanto un paio di brani, magari in occasioni più promozionali, dove racconterò anche sogni nelle tasche, presentazioni di libri, come nel caso di Mesagne, visto che siamo in Puglia, con te in questo momento. Diciamo che è un anno arcobaleno in tutti i sensi, e quindi farò più cose, Ma perché non ho bene, voluto essere rigida sulla modalità dei live, perché in un momento come questo, dove ci sono bene. spazi che lo consentono, bisogna portarla la musica. Certo. E quindi non vediamo l'ora. E quindi non vediamo l'ora di Anch'io. vedere queste date, perché ovviamente ti vogliamo vedere live.
Ragazzi, Grazie, Silvia. incrociamo le dita Sì, e sì, io sì, intanto vi sì. auguro una buona estate con tutta la Ah, musica che volete, grazie. non per forza con la mia, se anche la mia è meglio. Poi andate ad Noi consigliamo ascoltarvi la tutta la tua. musica da quella vecchia, grazie, da quella vecchia a quella attuale, a quella che sta per uscire. Sì. La musica, ragazzi, è musica e nessuno ha il diritto Vero, di sindacare su vero, questo. vero, vero. Grazie Silvia, a Grazie presto. a voi. Un Ciao, bacione. ciao. Ciao. Grazie, a presto, Ciao. ciao.